Buonasera e ben ritrovate a Pagine d'Estate. I consigli di lettura questa sera riguardano due autori locali, tutte e due guardie forestali. E allora cominciamo con Daniele Zovi, 40 anni nel corpo forestale dello Stato, una grandissima esperienza e soprattutto una grande conoscenza degli animali selvatici. Il libro scritto da Daniele Zovi che vi propongo è proprio il suo nuovissimo libro, è intitolato Caccia al topo. Daniele Zovi, abituato a parlare, a scrivere di boschi, di montagne e di animali selvatici, questa volta invece ci parla di un piccolo animale che potendo diventa un animale domestico, ossia il topo. E ci racconta Zovi di una casa di montagna che ritrova appunto abitata dai roditori. Il protagonista tenta di tutto per cacciarli, per ucciderli, ma non ci riesce. Alla fine un giorno, salendo le scale, incrocia lo sguardo del topolino e lì scatta un click in qualche modo e l'autore inizia a così interrogarsi sul millenario rapporto dell'uomo con gli animali, sul suo diritto a cacciarli e sulla collaborazione più o meno stretta che si crea tra uomo e animali. Quindi una bellissima, un bellissimo racconto adatto a grandi e piccini. Secondo invece consiglio di lettura riguarda un libro scritto da un'altra guardia forestale, Paola Favero, che ha intitolato il suo saggio Perdere l'equilibrio, viaggio attraverso gli squilibri dell'antropocene. Paola Favero, anche lei una guardia forestale, grande conoscitrice della montagna, dei boschi, degli animali e anche delle tradizioni legate alla montagna, questa volta ci porta in un viaggio che parte dall'esperienza personale, però Paola Favore in questo caso si fa aiutare anche da grandi esperti e quindi ci conduce attraverso gli squilibri che l'attività umana ha creato nell'ambiente naturale, sempre più frequentemente sconvolto da eventi estremi, incontrollati, incontrollabili, imprevedibili. Ecco, quello che Paola Favore lancia in questo libro è proprio un grande grido d'allarme rispetto a le sorti della natura e anche dell'uomo. Allora io vi lascio con questi appuntamenti, con questi suggerimenti di lettura, vi do appuntamento alla prossima puntata.